800 persone hanno tenuto a battesimo il ritorno del volley al femminile forlivese in A1 dopo 5 anni e mezzo dall'ultima volta, ma sul campo la festa è stata guastata dall'busto arsizio che si è rivelato come pronostico troppo forte per la banca di Forlì. Servizio. Il calendario non ha di certo aiutato, piazzando nelle prime 2 giornate due autentiche corazzate come Piacenza, campione d'Italia in carica, e Busto Arsizio, realtà competitiva da diversi anni. Quindi gli 0 punti dopo 2 gare della banca di Forlì non sorprendono, sono anzi nella logica delle cose. Così come non si poteva pretendere che la squadra forlivese fosse già al massimo per affrontare al meglio queste 2 sfide dal momento che l'organico è stato integrato e completato solo poche ore prima di iniziare il campionato. Il trio pincerato Roani-Turlì ha costituito all'ultimo insieme alla Pagi ex nazionale trapiantata Cervi e alla capitana Ventura sarà in grado di dare quel contributo di esperienza e di abitudine a questi palcoscenici necessario a garantire la salvezza della squadra e la possibilità di portare avanti il progetto A1 a Forlì, città nella quale il patron Camorani è tornato dopo l'anno sabbatico e ben poco produttivo di Bologna. E Forlì, che non vedeva l'A1 da 5 anni e mezzo, dal 6 aprile del 2008, quando l'allora Infotel disputò la sua ultima gara di A1, sembra ben disposta ad appoggiare con il suo entusiasmo e il suo sostegno questo progetto. Ieri infatti al Villa Romiti, tinto di rosa e reso più bello ed accogliente dagli allestimenti prodotti dalla società, si sono presentati in 800. La gara di ieri ha confermato che la banca di Forlì è in crescita e che una volta terminato il ciclo delle partite impossibili, domenica ce n'è un'altra, ancora in casa con Modena e completato l'assemblaggio del sestetto titolare, poi potrà cominciare a raccogliere i punti e con questi le prime soddisfazioni per far sì che questa 1 non sia solo di passaggio.